Esplode la gioia dei sostenitori del Partito Socialista Francese dopo i risultati del primo turno delle legislative, che la sinistra si è aggiudicata con il 46,77% dei voti. La gauche dunque può ben sperare di ottenere la maggioranza assoluta al ballottaggio, scacciando lo spettro della coabitazione fra un presidente di sinistra e un governo di destra. Insieme ai socialisti, però, ha festeggiato anche la destra di Marine Le Pen, che continua a macinare voti e rischia di far entrare di nuovo in Parlamento per la prima volta dal 1986 candidati del Fronte Nazionale. Nous confirmons ce soir notre position de troisième force politique de France. Noi, ha detto la leader del partito di estrema destra parlando ai suoi sostenitori, confermiamo la nostra posizione di terza forza politica di Francia.